Iniziamo vedendo come fare la ricerca base e quali limiti abbiamo a disposizione. La Basic Search permette di fare una ricerca molto ampia ed è utile quando vogliamo avere una panoramica generale di quello che è stato scritto su un determinato argomento. Si presenta un unico box di ricerca. Scegliamo i termini più rilevanti, magari dei termini che abbiamo già controllato in PubMed. Ma vediamo subito queste opzioni con un esempio pratico. Cerchiamo ad esempio le ulcere da pressione, che il MASH database chiama pressure ulcer. Scrivo pressure ulcer. Di default è già selezionata l'opzione Include Related Terms, che permette di espandere la ricerca prendendo in considerazione anche i sinonimi del termine inserito. Se spunto l'opzione Include Multimedia, cercherò anche nei contenuti multimediali presenti sulla piattaforma Ovid, immagini e file audio, che verranno comunque mostrati in una lista separata rispetto agli altri risultati. Spunto anche questa opzione. I limiti che vengono proposti sono anno di pubblicazione, che serve per escludere i documenti pubblicati prima o dopo una certa data. Tipo di pubblicazione, dove posso selezionare uno o più tra i tipi di pubblicazione proposti. Qui ritroviamo i 7 tipi di pubblicazione descritti nel video introduttivo. Infine abbiamo il filtro Subject Area Notes, che permette di cercare documenti riguardanti un certo ambito. Io adesso non inserisco ulteriori limiti e lancio la ricerca Search. Dovrò attendere qualche secondo per vedere apparire i risultati nella parte sottostante. Abbiamo trovato 171 risultati più 501 risultati nella sezione multimedia. Vi segnalo che nella ricerca base è bene non usare le virgolette. Questo carattere speciale serve per cercare i termini esattamente come sono scritti, come se fossero una frase. Tuttavia, disattiva la funzione di cui parlavamo prima, Include Related Terms, che cerca anche i sinonimi. Pressure ulcer, ad esempio, moltissimi sinonimi. Pressure sore, decubitus o bed sore, per citarne solo alcuni. Sarebbe un peccato perdere questa funzione della ricerca base, quindi ricordiamoci di non utilizzare le virgolette.